Una volta eravamo ombre. Quanta saggezza può scaturire da un videogioco? E cosa direbbe Peter Pan se giocasse a questa piccola perla, lui che la sua ombra l'ha persa? One and One Story è uno splendido puzzle game da giocare di sera, con luci soffuse, per godere appieno delle ombre protagoniste e della loro storia d'amore. Lo scopo dei vari livelli è ricongiungere le due ombre, controllando ora lui, ora lei, spingendo grosse casse di marmo e stando attenti a non cadere da troppo in alto. One and One Story si pone nel panorama videoludico come si può porre un gianduiotto sulla tavola di un buon gustaio. Troppo piccolo per saziare, è vero, eppure così delizioso da soddisfare il palato. Rilasciato nell'ottobre del 2011, il videogioco è disponibile gratuitamente su Armor Games, Kongregate e Newgrounds, ottenendo una valutazione estremamente positiva da parte degli utenti. Apprezzato da pubblico e critica, il gioco è finalista all'Independent Game Festival 2012 tra le opere realizzate dagli studenti. La mente dietro One and One Story è Matt X, alias Mattia Traverso, italianissimo liceale ancora alle prese con interrogazioni di matematica e latino. Beh, allora, io penso che qualunque giocatore giocando abbia pensato io questo lo potrei fare così, secondo me questo sarebbe più divertente così, cioè penso che sia un desiderio che nasce immediatamente in chiunque, a chiunque piaccia questo mezzo che è il videogioco, di fare un gioco. La poesia non deve spiegare con dettaglio ogni cosa di cui sta parlando, ma deve cogliere il sunto e l'anima di un'emozione. Il gioco nasce come puzzle game che deve sottostare a una narrazione, al contrario del rapporto narrazione-gameplay che c'è solitamente. Un gioco lo considerano diviso in quattro fattori, che sono l'estetica, ovvero come si vede, la meccanica, ovvero come si gioca, la storia e la tecnologia. Questi quattro fattori sono equivalenti, cioè hanno tutti e quattro lo stesso valore, sono importanti tutti e quattro, solo che uno si vede di più, l'estetica, e gli altri stanno più in basso. Quindi è proprio l'estetica attira il giocatore, ma poi una volta che il giocatore è attirato dall'estetica comincia a vedere meccaniche e storia e poi comincia a vedere la tecnica. Today I Die, che è un gioco dello stesso autore del più conosciuto I Wish You Were the Moon, che unisce la poesia e il gioco, ovvero nel gioco c'è una poesia e si possono scambiare le parole della poesia per cambiare il senso, e a seconda della poesia che ne esce fuori cambia il gioco, cambia il gameplay e cambia l'ambientazione. Quello è incredibile, secondo me è stupendo. Ce n'è una versione per iPhone che si chiama Today I Die Again. Beh, Braid incredibilmente, ma penso che Braid ispiri chiunque lo giochi in qualunque campo al di là dei videogiochi. Braid è un'opera d'arte, è una somma di tutto ciò che è stato fatto nei videogiochi, è qualcosa di veramente incredibile. Non so se si capisce che mi piace dalle mie parole. Perché all'inizio erano tutti indie, cioè quando all'inizio non, le grandi compagnie sì c'erano, ma non è che avevano le strategie, le ricette del successo che hanno adesso. No, secondo me no, secondo me la qualità secondo me viene in tutti e due i campi, come dici tu secondo me è una questione di gusti. Sto leggendo ultimamente un romanzo che probabilmente mi aiuterà tanto, che si chiama Reality is Broken, ovvero è stato tradotto in italiano come La realtà è in gioco, che è della McGonigal, che è una game designer inglese, e la premessa di questo romanzo è questa: perché metà del mondo, che effettivamente è metà, sta giocando? Perché il 97% dei ragazzi e dei bambini gioca, e un giocatore su 4 è oltre 50 anni? Cos'è che sta causando questo incredibile distacco dalla realtà verso un mondo irreale? Perché sta succedendo? Secondo la McGonigal, i videogiochi stanno adempiendo a dei bisogni umani, a dei bisogni naturali dell'uomo. Cioè la realtà rispetto ai videogiochi è rotta, ovvero non dà la stessa soddisfazione, non ti dà un feedback quando fai una cosa giusta e un feedback quando fai una cosa sbagliata, non ti dice qual è il tuo scopo. La realtà non è stata fatta da un game designer per essere piacevole e soddisfacente. Quindi la McGonigal dice: perché non prendiamo tutto quello che abbiamo imparato in 30 anni di game design, ovvero come funzionano i giochi, come catalizzano l'attenzione e come rendono il giocatore soddisfatto del gioco, e lo mettiamo nella realtà? Perché non costruiamo un mondo che è fatto in maniera tale da darci soddisfazione? Lei non dice perdiamoci nei giochi, dice utilizziamoli per costruire un mondo migliore. Secondo me questo potrebbe essere un grandissimo argomento piuttosto interessante da portare a una tesina.
Come dice Phil Fish, che è uno sviluppatore, il videogioco è la somma di ogni mezzo d'arte espressivo di tutti i tempi. Cioè, c'è l'arte visiva, c'è l'arte uditiva, e tutto ciò è unito in maniera dinamica, cioè nel senso interattiva. Come può non essere una forma d'arte incredibile? Allora, il discorso è che è sfruttato commercialmente, quindi è ovvio che in alcuni casi la libertà del game designer non viene mantenuta, però comunque secondo me anche in quel caso si tratta di arte, perché alla fine l'arte vista come arte fine a se stessa nasce, se non mi sbaglio, nel periodo di Oscar Wilde, che diceva art for art's sake, cioè prima, nei primi 1500 anni di storia, l'arte è sempre stata qualcosa che ti dava il committente. Il giocatore è principalmente interpreta, perché l'arte dei videogiochi interprete, perché l'arte dei videogiochi è un'arte attiva e non è passiva. Cioè il giocatore stesso che nella fruizione del gioco aiuta appunto al messaggio artistico a venire fuori e lo fa a modo suo, come per esempio nei grandi giochi di ruolo. L'interpretazione è data, anche se non totalmente, ma è data in mano al giocatore. Secondo me manca te indie nell'anima proprio. Similmente ad alcuni capolavori letterari, One and One Story offre diversi gradi di lettura. Il raffinato level design, gli ottimi enigmi, la varietà nei vari livelli rendono One and One Story un gioco assolutamente piacevole. Tuttavia, è la profonda storia d'amore che si cela dietro le ombre protagoniste che rende One and One Story un gioco indimenticabile. È singolare come un gioco fatto di ombre possa illuminare il panorama indie italiano. One and One Story va saputo apprezzare per quello che è, e allora rimarrà nel cuore. Come insegna Simone Cristicchi, non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo, oltre la radice e le apparenze. Amami per quello che sono veramente, e resterò con te per sempre.